Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò. E subito si alzò in piedi e li serviva. Al calare del sole tutti quelli che avevano infermi, affetti da varie malattie, li condussero a lui ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demoni gridando: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che lui era il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne andasse via. Egli però disse loro: «È necessario che io annunci la buona notizia nel regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Nel Vangelo appare questo miracolo che forse per alcuni o per molti non è proprio un miracolo di quelli che necessari, no? Guarire la suocera forse per qualcuno non è che sia proprio il massimo, ma al di là dello scherzo è bellissimo, perché Gesù con i suoi discepoli esce dalla sinagoga, esce dalla liturgia, esce dal luogo di incontro della comunità, dove aveva scacciato un demonio, dove aveva fatto un esorcismo, e il frutto di questo esorcismo, il frutto della liturgia, che per noi è la partecipazione al mistero pasquale del Signore, è entrare con Lui nella morte e uscire nella vita, la vita nuova, e ricevere da Lui la vita eterna, il perdono, la misericordia, essere rigenerati dalla parola, dal potere della parola, dall'autorità della parola e dalla forza dei sacramenti, si può entrare in casa, si può entrare nella vita quotidiana e tutto è sanato. Il cuore è la comunità cristiana, è la Chiesa, il grembo benedetto dal quale nasce e sorge per noi la vita nuova, la vita eterna, che da soli non possiamo darci. E automaticamente, subito, quindi non si tratta di piani pastorali, riunioni, non si può pianificare il dono della vita eterna. Per quanto uno voglia fare, certamente è buono tutto, sono buoni i consigli pastorali, gli studi, ma se non c'è questo incontro nella liturgia tutto è vano, eh? Infatti qui esplode la vita. Il Signore con i suoi discepoli rinnovati dalla liturgia entrano nella famiglia di uno dei discepoli, di Pietro, e guariscono chi è preda di una grande febbre. E sappiamo che la malattia non è la febbre. La febbre sempre rivela una malattia più profonda, un'infezione o qualcosa. Ed è un'immagine autentica, perché vedete, guarita, risuscitata, risollevata, si alzò in piedi, questo è un verbo che in greco è proprio risuscitò, si mette a servire i discepoli. La malattia è non poter servire, è essere ripiegati su se stessi, l'egoismo, l'orgoglio, la superbia. Questa è la vera malattia. E la Chiesa sa per esperienza dei suoi figli che l'unico medico che può guarire il cuore infermo, ammalato per l'inganno del demonio, è Cristo. È l'unico che può scendere, può toccare un infermo, l'unico che si sporca, si contamina della stessa malattia che hai tu e che ho io nel cuore. Non sappiamo oggi con quale malattia siamo venuti qui. Forse ieri sera abbiamo avuto una telefonata da qualche parente e c'è nato un giudizio. Forse una notizia di una malattia, forse la precarietà. Ognuno sa quale malattia ha nel cuore, perché la storia, gli eventi della storia fanno emergere da noi, dal nostro cuore, quello di infetto che in esso c'è. Ebbene, oggi Cristo viene con la sua parola, col suo amore, col suo braccio disteso, con la sua mano, che sono i sacramenti, che questa parola si china, risolleva la nostra vita, laddove tu ed io non possiamo, perché noi a nostra volta automaticamente, come un frutto della fede, dell'incontro con il nostro Signore Gesù Cristo, andando poi al mercato, tornando a casa, dove sia, portiamo Cristo, accompagniamo Cristo, perché Cristo sani. Non siamo noi che saniamo nessuno,
non sono le nostre parole, non sono i nostri consigli. Un padre può attingere da questo Vangelo per capire come attuare con suo figlio, con sua figlia, così una madre, così un prete, chiunque. Stare uniti a Cristo, vivere nell'intimità con Cristo, imparare l'intimità con Cristo, nella Chiesa, e poi tutto sarà una germinazione spontanea. Dopo avrai in bocca una parola che farà presente Cristo, non te. Dice San Paolo, chi è? Chi è? Noi non siamo niente, è Cristo, è Lui. Apollo, io, Pietro, ma chi siamo? Dei poveracci, chiamati da fare come dei tubi, dei collettori della grazia, niente di più. Posso essere io oggi qua, ci può essere un altro. Non cambia assolutamente nulla, perché è la stessa grazia. E questa è l'unica vera chiamata a conversione per noi, è non mettere un tappo a questo tubo. Convertirci, lasciare che la grazia passi attraverso di noi. Essere fedeli all'intimità con Cristo. Un padre che compie il suo ministero, la sua missione di padre, una madre, un prete, ha un unico compito, stare unito a Cristo. Non andare da questo, da quell'altro, chiedere consigli, servono niente. Non servono niente veramente. Se sei unito a Cristo, la parola ti parla e rimbalza incarnandosi in te e tu diventi Cristo. E porti Cristo e vai di villaggio in villaggio, non ti fermi. Non cerchi la gloria, non cerchi di saziarti dell'opera che Dio fa negli altri, come no? Dice, lo volevano trattenere, lo volevano che non andasse via, certamente molto affetto, ma sicuramente, dice, qua abbiamo trovato la gallina dalle uova d'oro, qua non ci ammaliamo più, non avremo più problemi, è arrivato il Signore che guarisce tutto, basta mettere lì un euro, pim pom, esce la guarigione, non è così. C'è sempre una precarietà e c'è sempre un cammino in avanti al quale siamo chiamati, che è uscire da noi stessi. Chi conosce il Signore nella sinagoga, chi è esorcizzato dal Signore, cioè chi vede uscire da sé i demoni, chi si vede guarito nelle sue malattie più profonde, serve l'altro, automaticamente come un frutto della grazia serve e ha uno zelo. E l'unica sua preoccupazione è che tutti possano incontrare Cristo. Per cui vai a fare la spesa, certamente comprerai quattro carciofi e due zucchine, ma avrai gli occhi e la sensibilità per vedere che magari a fianco a te c'è una persona che ha un problema, non vede gli occhi. E lì il Signore ti darà una parola. A questo siamo chiamati tutti, non i preti, le suore, tutti. Prima di tutto con quelli che sono accanto a noi. Veramente è qualcosa di enorme, che va prima nella nostra famiglia, guarisce, sana. E si diffonde nel mondo, bastano pochi, Gesù e 12 discepoli, non tanti, sale luce e lievito che fanno presente, questa in tutte le generazioni, il potere dell'amore di Cristo che con la croce ha vinto il peccato e con la sua risurrezione dà a tutti noi la vita eterna, quella per la quale siamo stati creati, quella per la quale siamo nati. Perché esplodendo in noi ci spinge verso il fratello, la carità di Cristo urge dentro di noi a sapere che uno è morto per noi e che possiamo non vivere più per noi stessi a letto con la febbre, ma per colui che ci ha amato, incarnato in chi ci è accanto. Con questo zelo e questo amore possiamo entrare in questo giorno e in ogni giorno della nostra vita. Amen e grazie carissimo Don Antonello. Buongiorno a tutti quanti voi della pagina Amici di Gesù. Oggi è il 4 settembre 2019. Abbiamo ascoltato il significato profondo di questo Vangelo singolare. E, come diceva Don Antonello, per qualcuno non può essere una buona notizia la guarigione della suocera, ma il vero significato ce l'ha spiegato nel profondo e la guarigione che noi aspiriamo è non poter servire. Questa è la nostra vera malattia. La malattia che ci ha infettato il demonio, non poter più amare, non poter più servire l'altro, e quindi Dio è amore, non essendo più amore siamo dell'avversario. Ecco un giro di parole per voler portare anche oggi questa buona notizia fuori, anche da questo Vangelo, per tutti quanti noi che aspettiamo il Signore che torna. Ecco allora, prepariamo il nostro spirito, il nostro corpo, nutrendoci anche oggi di questa buona notizia, di questo annuncio di salvezza che la Chiesa ci dà. Buona giornata a tutti, da Emilio.